Anche a me. Anche. Ha roba, il consiglio per le prestazioni. Minchia, minchia. Ah, ecco. Ha applicato, dai, 3, 2, 1, via. No, se fulmina il mulinello non recupera più. Toglio bene, Rob. Minchia, allora, ciao, raga. No. Inchiodato il mulinello. Da questo momento siamo tutti nemici, no, raga. Con la canna. Luca, qua mi sta dando un consiglio per prendere i crappi. Mi dice di cercare il crappi vicino alle foglie. Adesso vediamo, ci provo. Partenza veloce, via. Ah, cazzo, non mi ha dato la classifica. A me non mi dà la classifica, come? A me sì. Io ce l'ho. Buonasera a tutti, competitore. Fumogeno esce e rientra. Ciao, buonasera. Ma come? Ho pure preso la prima spigola, Dio santo. È la Madonna. Ragazzi, otto con Shantile Madonna. E figa, non ha fatto ancora neanche in tempo a lasciarla, a lanciare. No, 0-7 buttati. Minchia, c'è chi prende l'urcio nordamericano. Lui l'urcio nordamericano. Ma che fumo, guarda che te la calcolati, Sei primo. Pensate se è intrippato sto coso. Grazie, signor Rob. A me è quando non segna la classifica, già Daniel, anche se a 0 è sopra di me, come può essere? L'undicesimo, ragazzi. Anzi, adesso no. Quella è intelligenza. Cambio posto, sono qua. Vedo un po' di vantaggio. Grazie, Fabietto. Grazie, grazie. Com'è l'orario? Buono? No. Ho messo la competizione di notte. Vediamo il piano pesciolino, va. Ci ha messo all'ora. Guarda Nadia, ci ha preso un pesce. Ma allora ci stanno. Hanno messi. Ah dai, per me è una cosa strana piallo subito così, No, senza manco un bacetto di presentazione. Hai capito? Certo. Fai dare primi. Gli ultimi saranno i primi, ricordatelo sempre. Speriamo. Gli ultimi saranno i primi ad arrivare ultimi. Esatto. Un gemiglia. Perché mi entra? Nadia, non usare le cheat. Eh? Non usare le cheat, che è tutto registrato. Don't worry. Io sono una brava ragazza. Mi fa entrare. Guarda, curva. Sei quarto. E non mi fa entrare. Ma sei quarto, te li stai dando. Ma sta pescando, fa. Ne hai presa una. Aspetta, fa, fammi pian altro a me e poi dopo entri. Ciao Fabio. Ciao. Tutto bene? Durante le competizioni non si saluta nessuno. Siamo tutti nemici. Eppure il saluto in competizione. Alex, tu silenzio. Ehi, Mona. Oh, mi vengo via tu. Tarunda Torino, allora. Occupati. Oh, niente, su gioppa. Ah, tu ti cagni, Mi si blocca il mouse, porco cane. Non si può. Ehi. Non si può dire, Daniel, ci fai bloccare il... Ancora un sacramento, piglio la macchina, vengo a picchiare. Ma è mai crashato, che cazzo è successo? Ma tu, scusami, con tante cose che vendi e acquisti... Fabio, ritorna sulla mappa. Ho un mouse da 10 euro. Non te lo sei comprato? No, perché l'ha venduto. Preferisce vendere le robe e dire il mouse della merda. Esatto. Sto con Sam. Sei entrato dentro il lago e c'è Sassandro. Quindi non sto. E non mi dà la competizione. Quanti siamo a giocare? Quanti siamo in 3? Di 12 siamo. Sì. Io sono stato 9, prima è 11esimo ero. Fabio, prova a uscire e rientra, esci dal gioco e rientra. Butta il gioco e rientra. Fabio, disinstalla il gioco e reinstallalo. Faccio prima di 63.
e l'angelo al balcone. Anche per scappare, l'angelo. Scappate qua, io scappato arriva, ma va. Oh, ma più sicuro. Scappato arriva. Il non è fiera. Ma che cavolo c'è Drelluccio? Ah, mezze foglie. Ho preso un luccio, l'ho venduto, vedete che siamo qua. Ma prendi pure lo storione. Come mai? Vabbè, anche da scritto questa cosa. Che un peso preso, si può? Se tu ridi, la verità, guarda qua. Non mangiano. A Fabio stasera non mangiano. Io pure a me mangiano. Luca, il ceratofilo ci voleva proprio. Beo. Io tiro su tutto, Ma non butti via niente. No, no. Luca, presento, c'è un crappi che ti aspetta, Un po' di verdurina ci sta. Gola. Adesso vediamo se riesco a tirarlo su. A Lucone. Lucone. Un po' di verdurina ci sta col pesce, dai. Come contorno ci vuole. Manco un pesce, ma. Ridi. E che cavolo? No, si sono rotti di coglioni pure loro. Ma veramente, poi. Eh no, li hai venduti tu. Ciao. Daniel, quando hai venduto, il lago? Ci sono rimasti male. Infatti. Non devo giocare così, però. Attenzione, che già sta morendo. Attenzione, che già. Secondo me le spigole sono andate dentro il bunker. Secondo me. È possibile, cavolo, quindi un peso. Mi sa. Perché... Ma me devi spiegare una, ma che cavolo di problemi ha sto mouse? Ma non va, prima e scatti. E poi sai quando ti lanci il cucchiaino? Non la faccio più. Ha di usare la tastiera intanto, se no non va niente. Che cazzo. Daniele, sono diventate musulmane le spigole, stanno a far Ramadan. La mia è peggio ancora. Oddio. Cioè ti sei venduto un milione di euro di iguana. Quando usi i cucchiaini che c'è scritto stop and vai, lui ce l'ha integrato nel mouse. Interrompi e vai, lui ce l'ha integrato nel mouse. È vero. Oddio. I fianchi. Vai su Fishing Planet, gente. Ma che cavolo, ho preso un luccio. No, era quello di John Pappa. Porca la miseria. John è da 3 ore che c'ha la canna ritirata solo, solo che stiamo vivendo, non mi dà il cazzo. No, non si può giocare così, ragazzi. Non si può giocare. Completamente. Infatti, a posto tuo chiamerei. Perché ti distraiamo. A posto tuo chiamerei la donna. Ora ci manca solo il telefonino, che storia siamo a posto. Minchia, se c'era ancora il gatto. Oh, io ho detto che era a mangiare. Mo mi tocca mangiare a mezzanotte oggi. Faccio una chiamata con lei. Adesso no. Oh, Giorgio, vorrei vedere la live. Adesso no. Sta giocando Daniele. Questo è grande. Che hai preso? Daniel, porta lo porta, fai partire lo streaming. Io. Okay. Vai. Ma me lo spieghi una cosa, ma dove stai pescando? Io ti do il consiglio dove pescare. È a San Joaquin.
È vero. È all'Actuba a prendere gli storioni. Arriva una riva, mi scappano. Secondo... perché dai la ferrata, per quello ti scappano. No, che ferrata di do, li fermo intanto. Sì. Cioè, cambio posto ancora, cambio, vediamo. Girati tutto il lago, tanto fai 4 metri infinito. Vabbè, tanto ancora abbiamo 70 ore di torneo. Perciò. Occhio non vendere la canna, se ti stufi. No. Okay. No, l'ho precomprata. Comunque, io dire, finché erano ufficiose, sempre alla grande. Finché erano ufficiose le gare, stavo sempre alla grande. Poi invece basta. Una volta, quando eri giovane. C'è lui quando non c'era lei. Oh, sono in 11, sono undicesimo io. E riconosci che anche tu che in pratica... Faccio schifo. No, questo torneo lo dobbiamo vendere. Faccio schifo oggi. Oggi ho fatto le prove, prendevo. Adesso pensi che eri un altro lag. No, qua ero qua. Ah, sei sicuro? Non si sa mai, magari sbagliato l'ago. Provo a cambiare. Cambio l'esca, vediamo. Ma ancora stai pescando un cucchiaino da tre. No, con i vermi rossi. No, con le jig bass lì. Bass jig. Sì, perché non riesci a prendere con bass jig? Scusa, non riesci a prendere con quell'esca? Con sulla losa, niente. Che la migliore. Non fai a mettere il bass jig con la losa, scusami. Si può fare. No, si può fare. Puoi fare tutto, lo sai. Soprattutto puoi anche metterti i due dita mentre giochi. Ma con tutta quell'esca devi trovare le spigole. Con tutta quella roba devi trovare le spigole ingorde. Appunto. Mica li messi giga losa. Cosa ci vuoi mettere ancora? Adesso ho tolto la losa. Adesso ci vuoi la stessa piombata, vuoi metterci pure? No. Ah, non so mai. La losa, vediamo. Ma io metterai uno sci. Tu cosa stai pensando? Tu con cosa peschi? Occhio che te banna la pesce. Occhio c'è Devi che te banna. Fabio, l'hai fatta entrare? Ma Fabio è un PC. Eh sì, perché per colpa di Daniel gli ha venduto. Ah. Fabio. No, ma non c'è proprio. Perché c'è il Luminist. L'ha bannato. Alex, non fare nomi, che poi sto video va su YouTube. Ah, vedi. Ma veramente? Ma no, per finta. Che faccio sfiga, sono sfigato oggi. Non fare così. Che manco uno ho preso. Ti do le spiegazioni, guarda quelle spiegazioni. Beh, beato tu che lo sei solo oggi, c'è cioè, chi lo è sempre. Fatti delle domande, datti delle risposte. Allora Lucio qua non mettiamo. Mettiamo i punti. La prova sermonata. Io non so per l'italia, purtroppo. Il delfino, hai preso. Si è messa a prendere i luci. Sì, no, pure i delfini sto tira fuori, però le spigole niente. Era un po' più a sinistra. È impossibile. Un po' più a destra. È impossibile. Io? Ma perché mi vedi, you? No, però solo che stai pescando. Dove sto? Sotto il pontiletto. Io sto sul pontiletto e tiro verso gli alberi. E se è mona allora, scusami, girati da donna. Girati dall'altra. Arpo. No, non ho capito, dove donna, you? Girati. Ma dietro. Girati dal ponte, vai verso il lago grosso. Guarda verso il lago grosso. E butta in mezzo là. E butta in mezzo là. Ah. Ok, che bello sto tirando io. Dipende che gara vuoi, se vuoi a Nellucci sono primo io. Vado per Luzzi, con la luce.
va, no. No, è andato. Schifo. Non ci posso credere. L'ha venduta. È colpa del mouse. No, è colpa del mouse. Scusa, la tastiera sto usando, però. Perché gli sta facendo interrompere mai solo. Ma hai dato un cazzotto la tastiera prima. L'hai presa a cazzotti la tastiera prima, è normale che mo non funziona più. C'è un'altra, non sono sparita. L'ho preso. Bravo. L'ho preso. No? Non so cos'è, ma l'ho preso. Hai capito, no? L'ho preso. È un luccio. No, poco da, si tira una bestia, tira. E allora è un crappi. No, crappi li prendo solo io, eh. Ma prendolo. Quindi sono la tua esclusiva. No, è una spigola. È una spigola. Oh, che bella. 819, bella. Bella. E allora sì. Presentamela. Piacere. Come si chiama? Si chiama Spigol. Spigol. Come si chiama? Spigol. Spigol si chiama? Spigol, è sul Tirol. È sul Tirol. Allora è Spigol. Spigol. Però sto pescando Spiegel. con un altro cucchiaio, sto pescando. Diverso. Samuele si lamenta. Normal administration. Ah? Oreda. E anche il Blue G sono andato a prendere, ma... Ma ricominciamo i pesci strani. Al cucchiaino. Ma te lo sai, solo io posso. A cosa ti cerco un nome? Ah, signor. Dai, gatto picciolino, su. Perso le rocce, Yuri. Bene, me li hanno trapiantati solo per me. Ma come che non sto pigliando più niente io? Solo te. Ci dà la luna, la marea. Ostia cane. Dire le parolacce. Non ho detto le parolacce. Dire le parolacce, chiamavo il zio. Chiama i guardi. Il Veneto che c'è in me non può uscire, ragazzi. Anche perché se esce. Anche se esce. Tutti, così. Nadia ride, lei ride. Viaggio, lei ride. Non va bene, meno male, cacchio. No? Preso. Pensa se era una musona. Non rideva mai. Preso. Sono nonno. Preso. Devo passare i giorni. Sì, giusto proprio a me. Io l'ho detto, chi arriva dietro vende le canne all'altro. Ciò che semplice. Non so cazzo. È partito un attimo Eminem. Spectra, stop. Fai rewind. Cosa hai detto, Daniel? Rewind. Sì, Rewind chiama. Rewind, no, Rewind. Rewind. Mica lo sound siciliano. Mica. Senti. Ottavo, come mai? Qualcuno ti ha superato, no? Come mai? No, ma c'è sempre di 5. C'è sempre il giornino. Brasca arrotondata. La prossima sarà squadrata. Paolo? Oui? E dimmi? Oui? Ma stai prendendo? Qualcuna. Erballetto, stai facendo quando la pigli? Calmi, che mancano ancora 40 minuti. Erballetto, lo fai quando la pigli? È ancora lui. No, voglia, mi doppiato. Sto guardando il film che sta guardando mia moglie. Il coccodrillo, come fa? Vedi che lo punti. Vedi che lo punti, sei. Il coccodrillo da mangiare. Sembra una crippe. Qua ti sono fermati i pesci, ragazzi. Da me. Stanno in sciopero. Colpa di Daniel. Sempre colpa di Daniel. Qualsiasi cosa è colpa di Daniel. No, mi è scappato. La colpa è di Daniel. Paolo. È passato. Oltre. Improbabile.
Lo vedo. Adia. Adia. Chi? Adia. Dimmi. È arrivato a mangiare il gattone. Sì. Sono le 9:30. No, per adesso si sta pigliando le coccole. Ah, vabbè. No, stasera è inappetente. Gli piacciono di più le coccole della pappa. È innamorato stasera. Ancora dato, ma porca. Lui è 13 anni che è innamorato della sua mamma. Buona. Che gli vuole mordere i piedi. Che mi vuole mordere i piedi, però è innamorato di me. È un po'. Senti, Samuel. Che è uscito? No. Non è che è entrato Fabio. Fabio? Sì, è entrato Fabio, ma è mutato. È entrato Fabio? Ma è mutato. Ma è morto. No, è mutato. Ah. Ma mi sa che c'ha problemi con le cuffie. Chi è che c'ha problemi qua dentro? Uguale. Tu sei il primo qua. Quindi è il crap che ho preso, ragazzi. Eccolo! Ha fregato. T'ha fregato l'esclusiva, Luca. Io mi offenderei se fossi in te. Aia, Luca. Io mi nasconderei, in cantina. Non ce l'ho la cantina. E allora metti in garage. Vabbè. Miseria, ma ci può. Chi è apposta? Pesco poco, pesco poco, pesco. Chi è che mi ha detto che voleva il crappy? E il crappy ci sia. L'avete nominato e io ve l'ho tirato fuori. Ora è un bel pezzo e non sto prendendo niente, ragazzi. Cambia esca. E sono venuto solo con un'esca io. Un S grosso. Oh, questo è grosso. Infatti tirava. Questo è grosso. 09. Sarà Giorgio Gay. Questo è grosso. Ah, insomma. Mi auguravo qualcosa in più. Cosa è riuscito a fare prove oggi? Dio santo. Oh, ti do una mazzetta da tutti i denti, Daniel. Perché? Così. Mi andavo io. Chi c'entro io? Io mai c'entro. Dove tiro qua? Dove tiro? Ma posta di parlare, pesca, Daniel! Ma Daniel non ce la fa. Sto pescando, non ho pesco una mazza. Senti che parla sottovoce che... perché c'è la moglie di te da mazzettata. Guarda che quando peschi, se parti i pesci se ne vanno. Guarda che nelle gare è come se fossi in una vita reale. C'è il microfono, ti sentono i pesci. Ah, va bene. Io ho Ma che cacchio è possibile? Due erbette, una dietro l'altra. Sì. Buone. Buone. Che è il rosmarino? C'era topilo. Un po' di alghe va benissimo. C'era tofilo, un pochettino. C'era io lo chiamo c'era topilo. Mamma mia, ben ben. Allora fa il bravo, mo fa quello che parla forbito. Certo. Che da noi ne si usa. Io sono correggiuto. Comunque Darek è ora settimana che si allena qua. Ma che sono stato in Inghilterra fino a due ore fa. Come è scappato? Sì, sì, sì. Darek poi soprattutto. O meno. Vediamo, cambiamo cucchiaino, va. Che è meni? Al cucchiaino? Che cucchiaino picchi? Meno cucchiaino, che miseria. Mi arriva, arriva, mi scappa. Se ne va. Non è un problema di cucchiaino lì. Quello è mio, problema. È più un problema di marroni che di cucchiaino. Allora, ho cambiato cucchiaino. Ma non è vero che ci sono i vermi rossi. Nadia, non puoi essere così proscurrile. Io non ho detto mica niente. No. Non sono mica scurrile, io parlo correttamente l'italiano. Sì, scurrile. No. Ma...
Essere scurrile non vuol dire parlare schiettamente dicendo le cose come stanno. Ma dopo tu. Però quello può essere offensivo, può essere Nadia. Vai a vedere no, assolutamente. Vai a vedere non vermi essere scurrili, essere schietti. Esatto. È anche offensivi. Ma non è vero. Sì. Non è che gli ho detto che è un ribambito. Gli ho... No, vabbè, però quello che volevo fare. Quasi, vedi? Allora, offendetevi. Ma infatti lui si è offeso perché gli ha dato del quasi rimbambito. Esatto. Ah, ok, se glielo dicevo del tutto, allora no? Contento. Ben. Allora la prossima volta mi regolo. Pensa prima, Secondo me stai pescando in un lato sbagliato del lago. Chi? Daniel, tu. No, l'ho preso uno adesso. Una l'ha preso. Dal branco. No, ne ho presi tre fino adesso. Stai scherzando? Tre, però... non so come, ma c'è qualcosa non va bene... Secondo me stai pescando con le Brutus, te lo dico io. No, ho preso una canna nuova oggi. Cosa hai preso? Cosa hai preso? L'Aurora? Sì, l'Aurora. Ah, l'Aurora quella là da 3,50. No, 3,50 non esiste. No, 2,50, vabbè, non so, i numeri. Dammi un consiglio, dove vado a pescare, amore? Al mare. Io ce l'avrei un consiglio, Nadia, però adesso non si può dire. A San Croix. No, ce l'avrei un bel consiglio per Nadia, però. Va bene. In questo momento non si può dire. Ma vai a pescare con la Wii, Nadia. Sì, va bene. Adesso ci proviamo, aspetta. Fammi un fischio, se ci riesci poi. Non sto pescando niente. Lì, qua prendi il Non ho preso niente. Devi prendere che cosa? Oh Davide, ma una droga salmone non ti vede su me? Tira qua. Qua i crappi. Sì, va bene, ma io non voglio i crappi, amore, voglio le spigole. Spigola? No, da questa parte. No, da questa parte, benissimo. E che cavolo. Attrezzatore è uscita prima che pesce abboccasse, è normale, a due ore che mi stava dietro. A leccare la l'esca. A leccare. Ma Elisarius ti pesce. È una donna. E beh, se non si chiama spigolo. Vai con la canna. Non ce l'ho la canna. Amore, ho solo. Dopo di che solo. Basta, ma non posso giocare qua. Oggi c'è già in sto spaccando. Samuele, smettila e guarda cosa non manca. C'è verso, raga, tra di tutte maniere è riuscito. Vai, guarda Lea. Leo, ti ha passato la sfiga d'agni. Sempre io la tengo per la sfiga io. Un bocchino di spiamba. Entrato? Preso un altro, Non so cos'è, però vabbè. Oh, beh, a voi. Qua non si stanno. Cosa è il coso quello rosso, là, il liquore. Alessandro! Al Kermit. Che sai? Dimmi! E viva! Dove sto? No, cioè stai, sei vivo. Sì, certo. Ah, ok. Importante. Concentrato. Fai bene. Che posizione stai, Alessandro? Che cosa? A che posizione stai? Ma non lo so. No, in classifica. Adesso? No, tocca. Non ho visto. C'è la classifica sullo schermo. E dopo vedo. Ne ho prese tre. Ma ce l'hai la classifica sullo schermo? No, perché perdo la connessione? Ho preso uno spigolone. Ma se io Alessandro l'ho trovato e stavo di fuori. Hai capito che ho detto io di? Alessandro, guarda che non sei entrato nella gara. Non sono entrato? Alessandro ci ha fatto entrare una gara. Ci ha fatto entrare a minuto e ci ha fatto uscire.
Ah. E se andate sul menu non c'avete la cosa lì sulla mappa, non c'avete partecipa. Sì. E lì devo cliccare. Se non cliccate su partecipa non vi fa partecipare alla gara. Ma io no, proprio non ce l'ho. Ma io vi dico come, non ce l'ho. Ho provato in tutte maniere. No, io ho cliccato. Su partecipa ho cliccato. Come è possibile? Fabio era pure comparso in classifica. Ma tu hai una barra verde sotto classifica. Sono comparso un minuto e poi non ho capito che cazzo è successo. Ecco, io se entro qua c'è sta Alessandro 21 159. Allora non è entrato neanche Alessandro. Buono. Complimenti. Ok. Vabbè, va, manda la foto della ragazza. No, devi puoi fare. No, non può fare così. Adesso è entrato Sandro perché è sparito. Ecco, adesso è entrato. Sei entrato adesso. Eh sì. E vabbè, dai, ti fai mezza gara. Ma sono il primo, dopo l'ultimo. Puoi pescare, puoi cercare di pescare quello più grande. Ma sono il primo, dopo l'ultimo. Ma ce la ride. Menta, no? Ok. No, vuol dire non te ne bello, mi dà la lampada. Oh Davide. Ma sta facendo la live su YouTube oppure stai solo registrando? No, per il momento sto solo registrando, poi lo metto su YouTube e faccio vedere il video ai russi. Ma quanti siamo in totale a gareggiare? 11. Infatti. Non è possibile, sono quinto io. Che è successo? C'è sempre tempo per peggiorare. Lo so, infatti, cioè, io sono sempre ultimo arrivato. Poi io mi fanno la vecchia birra, quindi mi fermo, lascio la canna, faccio per terra. Cazzo ci vedi. Oh, sono stato di stiamo. Salute. I carabinieri possono dire di non farla. Mi dai? Se devi essere bruciato, se devi essere bruciato come carabinieri, non lo mandami pure avvicino. Ma Decide, ma che si deve essere bruciatore. Mazza che silenzio. Magari io dopo alleato con la carabiniera, ma è l'ultima mezz'ora. Non potevi evitarlo, tipo il hai evitato il supporto canne o cose così. L'ho tolto. Ma fuma, ma con che stai a pescare? La dinamite, ma come fai a stare a 10 kg io? Ti sto a tirare su a spinning, Capite, stai, la sciabica. È che stasera è il kermes. Perché me l'hai consigliato te. No. Mo sto a 10. Che deficiente. Oh porco Dio, che zanzaro. Chiedono la registrazione di Scott e Togo nel video su YouTube. Bellissimo. Chiara, questo fratello era nel ricordo. Con un po' di lenin si fa. Capito, Alan, non è che la polizia. Guarda, non l'ha visto. Ma non piglio più niente.
Caspio. Gian Bappa si è rifatto sotto. Oh. Vabbè, dai, questa qua non l'aveva preso ancora nessuno, però, Che hai preso? La tartaruga. Dalla Daniele che se la rivende. Solo te puoi. A quanto ce la possiamo rivendere una tartaruga, Daniel? Vende. Oh, sono protette, ma restano. Appunto, diglielo. Appunto, lasciamola che la vende Daniel. No, già, la facciamo arrosto. No, devi pestare la braccia un attimo. Alessandro, prendi luci. Sì. Capita. Sì, a voglia se capita. Oh, questo è da trofeo, però. Cioè. Yeah, c'è, infatti. Buona. E sì, ciao. Che ciao. Ma quando arrivi, non gridare. Sì, va bene. È sempre colpa mia, Samuele. Senti, io... Sempre c'è un pappa che aumentava di chi era. Ah, Johnny, tu sei finito, un secondo. Vabbè, e fu così che arrivai ultimo. Non va bene così. Va bene. La maledizione si abbatterà su di te adesso. Io te l'ho detto, comprati il mio mouse, tu non mi hai voluto ascoltare, oggi parlavamo. Ma il mouse, ma anche un altro feo preso. Il mouse, proprio... Bella Yuri. Mo arriverà pure il persico delle rocce. Ma io ce l'ho più grosso per ora. Vedi, se tu venivi mezz'oretta prima, io stavo qua che pescavo e ti davo qualche dritta. A meno per apprendere qualcosina, perché prima non ci arriverò mai, perché non è che... Però non è molto dritta, è andata storta. Sta portando sfiga. Che c'è fumogeno che è inarrestabile a spigola. Unbreakable. A fumo, ma sei tornato in Germania o ancora no? Sì, sì. Alla fine. Ah, sei tornato? La patria chiama. La patria. La patria crocca. La patria del lavoro, più che altro. Che poi le vacanze finiscono. Certo. No, Paolo, ma rimane lo stesso, stavo tanto bello quinto io. Guarda là, per 17 grammi, per 10 grammi, mannaggia la miseria. Adesso tiro fuori il padrone del lago, porco giuda, lo attacco al lago. Ci rimetti la salsiccia allora. È il padrone del lago, una volta la ragna. Cazzo, raga. Ma che è sto lago? Poi ha venduto quello lago. Poi l'ha venduto. Per quello che non pesca nulla, i pesci sono offesi. Grazie, papà. Hai visto, Daniel, quanti chili di pesce di spigola? Stasera possiamo fare una grigliata con 20 persone. Certo, se te mangi sti pesci con sta qua verde da Mario. Di che sanno? Guarda che roba qua. Mamma mia, guarda che roba limpida. Hanno del stagno, sanno quando li mangi. Com'è sto tonno liscio? Come Mattia. Come Mattia. Qui galleggia una cosa del Badetas. Oh, guarda un Tampax. Fabio, non mi scassa. Oh, a spiga di arciclo. Io sto prendendo i chipiselli, solo quelle froce. Quelle froce. No. Eccola, scusa la vecchia il video YouTube, vero? Magari c'è qualcuno che lo guarda. No, è solo discriminazione, non è il problema. No, infatti, qual è il problema? È solo discriminazione.
Ah Paolo, ma come fai? Che sta a tirare fuori? Davvero con la dinamite? No, mi ricordo. Tira con la corrente. Ci sono queste puntate finali che mi fanno sempre paura. Mi sono partiti quattro canne. Davide, c'è Davide, la primo era. Una volta. Chiesto chi è il primo? Paolo. Sì, lo immaginavo da lui. Ma Paolo... Paolo... Boni. Cosa tira? Poi la connessione in Francia è più veloce in Francia connessione. Che cazzo è la spigola? La spigola è origine francese. C'entra. È un modo perché di FPS dalla ferrata, no? Sì, Le spigole. Le spigole ferraresi, come i francesi. Ma dove finisce Nadia? Nadia. In posizione 6? Sicuramente davanti a te. Beh, poi senz'altro. Allora. Ma non ti vedo. Non hai senso perché il numero 6. Boh. Non puoi dirmelo. No, facciamo la sorpresina. Come sei cattiva? No, non sono cattiva. Esatto. Cattiva, sono come tutte le donne, come tutte le donne. Mi volete bene per quello che sono. Vai, questo lo dici tu, Vabbè. Yeah, ci sono quei set. Dai che vi manco quando non ci sono. Vogliamo giocare anche più stronzo. Che stasera m'avete anche chiamata perché avevate paura che non entravo. Mi avete anche chiamata nessuno. Chiamato uno per tutti però occhio, perché vi siete fatti una domanda. Occhio. Eccolo, senti l'Omar che scrive da Samuele. Ogni tanto. Sicuri che c'è la cosa Samuele? Sì. Chi c'è da avere? Non c'è palle di spigole però. Veramente. C'è dentro il lago dove spigola piglia la cosa. Se facevi una gara era troppo semplice, no? Passiamo da tutti i laghi, giusto Davide? Fino all'Alaska. Ok. Fino a quando qualcuno si stufa. L'Alaska rimano in due, arrivano. No, vabbè. Dalla Germania in poi non l'ho messi come laghi. C'ho un crampo all'indice, ragazzi. E uso molto. Sono un crappi all'indice. Quindi non può più usare il cucchiaino medio. Io sempre quello ho usato perché non conosco altri metodi di pesca per cosa. Io le spigole le vi a mare, queste non so che stai costruendo. Queste spigole da tarocche. Che con quest'acqua limpida, va, saranno buonissime. Stanno di terra. Fanno schifo, sanno. Ma sanno di ranocchia, guarda qua che c'è sta messo a sto lago. È uno stagno questo. Sì. Però chissà davvero, americani che se pescano sta roba, gli fanno fo. Chissà, fanno le grigliate. Gli mettono la salsa caramellata. Sì, poi fanno i barbecue strani, no? A BBQ sul pesce. Hai visto la rete barbecue? Non l'avete visto? Gli mettevano le salse caramellate. La salsa cocktail, cioè. Dai che schifo, bastardi. Vabbè, sono modi di mangiare diversi. No, sono modi sbagliati. No, sono pezzi di merda. Che differente. E i pizzi che ho visto qui, i pizzi di spinaci, basta ce ne mettono gli spinaci. Oh, le cam! Oh my god, che pizza! Cioè, stanno le recensioni, e se le 5 stelle danno i ristoranti che si fanno la carbonara con lo sputo, no, con la panna.
Dio maiale. Dio maiale. Io cosa, Yuri? Io vi farei mettere il video. Se si super bestemmi. Mi state sì, perché sennò si incazza pure Trump qua. Davide, ci fai un passo dove ti do, dai. Davide, perché non abbiamo un canale YouTube, lo chiamiamo I Pazzi della Pesca. Esatto. E vabbè, facciamo tutti questi live. Iscritti saranno io, te, lui. No, guarda che se le persone guardano e vedono tutto questo umorismo, si iscrivono, guarda. Ci denunciano, sicuro. Ma sicuro? Sicuro che non ho il canale se continuiamo così. Allora, dopo sacramento, ma poi ve lo dico in privato. No, sai perché poi YouTube è abbastanza tollerante in sto periodo. Certo. E ce ne stanno scappando tutte. E la zanzara e la cucina tedesca. Anche quella americana. Quella americana, vabbè, lì però non c'è partita. Era solamente. E poi ci sarei grati di parlare. E poi non è tutta così terribile la cucina. Ma perché? Ma scusa, io prendo un pesce. No, e lo metto sempre avanti dei 10 grammi. Penso la carne sia davvero buona. Sì, la carne sì. Poi anche l'aragosta è buona. Porca la miseria. L'aragosta del Maine, spettacolare. Il problema è quando vogliono fare il piatto di pasta, secondo me, tutto là, fuori dal mondo. Esatto, cioè il problema è quando devono imitare la cucina di un altro posto, ma usa la tua che comunque è buona, la americana, Magic Chef, basta. Ma già, vedete, tu a prescindere non ti devi fidare. Io sono stata ai Caraibi, si mangia benissimo, cioè una roba impressionante. Quello che paghi non solo, no, anche se non mangi bene tu due schiaffi al tipo. Ma no, che c'entra? Io sono andata quando siamo stati appunto ai Caraibi, abbiamo fatto anche un giro e ci ha portato questo qua che ha organizzato il giro, che era ovviamente dell'albergo, però ha cucinato sua moglie durante questo giro. Sì, perché no, te lo dicono proprio di non andare con chi non è dell'albergo, che non è organizzato dall'albergo, perché non si sa mai grazie fare. Fanno spavere, ecco. Chiedono i riscatti, poi sai, dicono sempre che sia meglio stare schisci, ecco. Praticamente ha cucinato la moglie di questo signore che ci ha portato a fare il giro dell'isola, cioè una roba impressionante, buonissimo. A me poi, vabbè, un po' il piccante, un po' lo speziato piace, lì hanno un po' anche questa cosa del un po' il speziato, un po' piccante, ed era veramente, veramente buono. Nadia, ma la Hermes ti piace? No, della zuppa inglese. No, dopo questo, ragazzi, io chiudo. Ciao, Cioè, ma dai. Ma non stai pescando a spinning? Ma il dolce? Ma il dolce? Dopo questo basta. Il dolce che ci Nadia. Fabio, dimmi. C'è sta uno qua che mi ha chiesto se vieni Schinner coda nera. Non lo so, guarda, non è molto che pesco. I Schinner, io ho detto sai. C'è là dentro attrezzatura e scimmie. Vieni di prenderli a spinning con l'amo del 2/0 più o meno. Mortaccio. Li prendi in terra. La sera di questo è la vostra fiesta. L'ho preparato. Preparato. Amore. Ho giù un papà sta lì, non ragazzi. Spoilerare la mia posizione poi, scusa, eh. Sempre gli ultimi 10 minuti a me se so come rompere le scatole. Daniel mi ha detto brutto finocchio, ma perché? Sì, ho sentito pure io. Ho detto finocchio, ti ho detto. Come ha detto questo fumoccio l'ha preso il pesce. Ti
c'è 15 lire. Ma ha detto Pinocchio. Ha detto Pinocchio. Pinocchio. Qual è lo storione Pinocchio? Vieni. Vieni. Bravo. La prossima gara qual è? Hai chiesto. Oh, c'è un calendario. Cioè. Ecco. Ma che felice questa? Io sto a 7, mi avete doppiato, è stato a 26 kg voi. Peschereccio in mezzo a sto lago. Mi fermavo. Ha dovuto parlare Daniel. Stavo riprendendo io un pochino di aria. Appena ha parlato Daniel che mi ha dato del Pinocchio, mi chiede se è scappato o no. Faccio un'altra volta. Però devo dire che l'ho allamato prima che lui parlasse. Dai. Ma senti una cosa, a quanti chili di pesce stai? Io? Sì. A 4,97 kg. Minchia, ti ho bruciato le lenze. Ma veramente? Ti ho bruciato le lenze. Chi è il primo? Paolo. Secondo? Johnny. Terzo Davide. Era primo Davide. Era. No, anch'io ero prima, che c'entra? Vabbè, io ero primo a partenza. Tu eri la prima degli ultimi, Nadia. Ah no, è vero, ho fatto un momentino che ero davanti. Io sono l'unico che non è mai stato primo. Un paio di minuti era primo, infatti. Sì, quando nessuno ha ancora preso le spigole. Ma non è vero, ma che cavolo stai dicendo? Fa il bravo, sai. Sì, fa il bravo. Prima la mozzarella, fatti cazzi tu. E qua vieni. Yuri. Non pervenuto. Ho visto. Non pervertito. Sto tirando su solo crappi bianchi adesso. Non sto prendendo più un porco. Dio. Così non puoi mettere online. Chi è uscito? Mi è stancato il dito, ragazzi. Mannaggia. Gli due, scusate. Ma che è? Ma entra, esce? Davide, non so se mi stai ascoltando, ma ti prometto che se mi mandi il video te lo censuro io. Dovrò mettere parecchi bip. Quattro. Veramente, lo faccio. Mi piace di no. Il fattore è che te lo devi guardare tutto sto video. Sì, qual è il problema? No, segni i minuti. Guarda, a minuto 7 mo lancio un bestemmione, quindi non ti preoccupare. 19, 18, 17, 16, 15. Porco! Però questo non valeva davvero, Vabbè, non c'era proprio, questo lo so. Porca la miseria, ma come ho fatto a prenderlo? No. Certo, e quando li pigli a 50 metri, mi sono sbagliato, ho comprato la canna giusta, l'esca giusta, c'ho il mulinello gigantesco, me li tiro in faccia, quando tiro fuori mi sbattono in faccia le spigole. Quando tiri fuori dalla ferrata arriva direttamente dentro il retino. Sì, sì, eccola qua, ma sono andato in faccia. C'ho tutte le gocce davanti alla telecamera qua. Che schifo, è squame. Davide, mi sa che mi sono fermato, hai possibilità. Qua purtroppo quando ti fermi per un certo di tempo. So 10 minuti che sto fermo io. Minca, non ci credo, che cazzo di muore. Sì, qua quando ti fermi ti fermi. Da 25 kg. Io ho fatto tutta la tirata che era ogni tiro un pesce, poi ti fermi per un botto di tempo, quindi penso che starò fermo un bel po'. Vabbè, capito Antonio, ne ti lascia qualcuno pure a noi, mica per prendere tutti i te, che cazzo. Butta il kermes, Poverol. Che ci è voluto il colpo di Pinocchio, in bar. Mi sono spaventato i peggio. Io quando dico che è sempre Antonio, colpa l'ha buttata di proprio. No, la devo buttare un po'. Ti stava guardando tutta la rimonta, t'ha bruciato le canne.
T'ha bruciato tutto. Ma mi posso chiedere una cosa seria? Tu non sei, tu non sei come... bruciato, Daniel, hai preso fuoco direttamente. Come funzionano i punteggi? Dopo ci sono dei punteggi. Dopo ti spiegano tutto. Ciao. Ok. Che sommano le spigole che ti prendi, no? Prende due spigole da 600 grammi e ti scrivo un chilo e mezzo. Sì, un chilo e due, scusami. Ho già un po' intero fermato. L'ho preso mo. Ha voluto farmela credere. Siamo ripartiti insieme perché poi l'ha presa anche lui. Non vedo chi ci ha creduto. Ho avuto il carbonito. Cazzo, un Tesla ma stronza. Andò, se c'hai coraggio, senza censura, metti questo video sul tuo canale di Catania Vinta. No, perché sennò poi incominciano. I moderatori possono pubblicare cose off topic, noi no, e rompono le marche. Cos'è off topic? Fuori tema. No, però se lo censuri, poi lo puoi sponsorizzare su un coso di Facebook. Dopo sloveno. Tu non sai quante persone si vogliono fare pubblicità in quel cavolo di canale, glielo tolgo. Mi prendo una coltellata, anche canale YouTube, soprattutto canale YouTube. Che facciamo pubblicità alle spigole? YouPorn. A Fishing Planet. Anche YouPorn c'hai? Neanche, lo sai che significa gestire tutte quelle teste, ragazzi, scassano le palle, non ve lo auguro. Ma perché Anto, che fai? Non ho capito. Ho un gruppo su Facebook di 60.000 persone. Quanto? 60.000. Mamma mia. Madonna, che fai? Organizzi lo stadio? No, organizzi eventi. No, sto facendo solamente una statua in onore di Pietro Anastasio. Ma non l'avete inaugurata? Ah. Eh? Non l'avete inaugurata? Non ti ho capito. Non l'avete già inaugurata sta statua? No, prima si devono raccogliere 18.000 euro. Ti sembra che... ti vendi pesci che ha pescato fumogeno? E poi gliela vendo di seconda mano, però. No, chiedi al bagno come fare. Vabbè, sto bevi, dai. Sì. Quando è stato? Martedì abbiamo fatto una stilata vintage. È andato tutto bene. Insomma, poteva andare meno male, dai. Vabbè, è una cosa nobile, una bella cosa, bravo. C'è il video dove c'è la nipote di Anastasi che ci ringrazia. Non so se l'avete visto. Poi ve la mando. Io no. Poi ve la mando. L'ha messo su Discord, Non l'ho visto io, ora vado a vedere. Mandamelo in adesso privato. Che spacco la canna. Ma se sta sul canale generale. Spacco la canna come stampa. Come Agassi, spacco la canna prima di andarmene. Aia! Vedi che roba. Minchia, strabona questa torta, cazzo. Mi hai fregato il primo posto e anche il pesce per 7 grammi. Ti rende conto come oggi? Per un grammo. Ma perché pure il pesce che sta strabona. Io non sapevo se stava. Guarda Davide, guarda Davide. Per un grammo. Mi sa che qua di 900 grammi non ce ne stanno, No, al massimo 899. Infatti. Ma non sapevo in grammo. Ma oggi Paolo ha pesato un chilo e passa. Un chilo e 120. Rara, ma era. Non so dove l'ha presa. Ho salvato sto spigola, secondo me. Per me l'ha presa in pescheria, però messa dentro. Ma non è che l'ha presa al Quankin? Era con me pescare. Perché al Quankin ci stanno le spigole maculate di 2 kg. Era come oggi, ho visto. Il trofeo. Ma qua non c'era l'ho preso a qui. Allo stadio, ero assieme. L'ha visto anche Daniele, 1,120 kg. È stata una guerra, tirò una spigola dietro l'altro fumogeno. Anche me il dito mi è stancato. Cioè io con la mano sto giocando, con l'altra sto mangiando la torta. Sono già arrivato quasi 6 kg io, ma non è tanto, 6 kg. Vabbè, 10 kg te le presto io, dai. Grazie. Capone Pinoli, però.
Ah? No, rivendigli di seconda mano. Te le posso rivendere. Senti, io posso stare tranquillo, allora a 20 secondi ce la fai? No, non ce la fare. Ma io a 20 secondi ce la faccio. Ormai per la più grande. 0899. Non ce la faccio più, certo. Non dire pure che lancio sto punto. 7, 6, 5. Che culo. Va bene. Fammi vedere la classifica. Poppa. Basta, hai fregato per un grammo. Lì. Io ho fatto $990. Oh, raga, non vi sentivo più. 8 pesci ho preso, basta. Vabbè, non usciamo dal torneo, vediamo chi mi dice, dai. Vabbè, sesta, io ottavo. Sono sempre arrivata prima di te. Che sacco, buonanotte raga. Davide, davvero, poi mandami il video in qualche modo. Come, sì, come, sì. Come faccio a vedere la classifica? Ragazzi. Come faccio a vedere la classifica, ragazzi? Te lo dice subito dopo i pesci che hai pescato. Oh, vediamo un po'. Fabio, il quinto prende più punti di tutti, vero? Fabio ultimo. Sì. Fabio ultimo. No, difficile arriva quinto, eh. Daniel. Vabbè, tutto sommato hai preso un pesce grosso, eh? Sì. 800. Ci mettiamo qua a fare la roba. Allora.